Buongiorno Liliana, benvenuta al nostro caffè. Allora, Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. oggi vorrei parlare di un tema, come dire, che so di cui ti sei occupata molto, che è il tema dei percorsi di cura di un paziente autore di reato. Proviamo a distinguere. Cominciamo con il paziente autore di reato è riconosciuto. E fin dal tempo dei Romani, lo dico sempre per chi ci ascolta, perché è una cosa che sennò sembra che sia nata adesso, col concetto di non imputabilità. Cioè, voglio dire, i Romani stessi nel diritto romano parlavano di non imputabilità, cioè riconoscevano l'esistenza di un disturbo mentale che era, come dire, per loro il primum movens dell'eventuale atto e conseguentemente la non imputabilità. C'erano già al tempo dei Romani, quindi partiamo dai percorsi di cura previsti oggi per un paziente che viene riconosciuto, come dire, infermo di mente e quindi non imputabile, tenendo presente che in passato, non tutti ma molti, finivano dentro l'ospedale psichiatrico giudiziario che è stato correttamente eliminato dalla legge, dallo Stato, e adesso quindi i percorsi di cura sono diversi. Vogliamo un attimo inquadrare questo tema? Certo, a questo punto dobbiamo fare un riferimento, forse un po' pesante per il caffè del mattino, ma al concetto del doppio binario. Il concetto del doppio binario perché doppio? Perché da una parte si prende in considerazione il reato, la pena e l'aspetto retributivo, dall'altra parte, ecco l'altro binario, è l'aspetto della non retributivo ma della prevenzione e quindi l'azione sull'autore del reato in termini preventivi. E allora se per il reato c'è la pena, per l'azione preventiva c'è la misura di sicurezza in ragione del riconoscimento della pericolosità sociale. Questo è il percorso giuridico vecchiotto, decisamente vecchiotto. Faccio un riferimento ad una cosa. Il concetto di pericolosità sociale è un concetto giuridico che il giudice prende in considerazione per persone che sono degli delinquenti abituali, recidivi, varie volte recidivi. Che cosa si fa da noi? Allora, si riconosce l'infermità, la chiamano infermità e non malattia mentale, ancora il codice, si riconosce una pericolosità sociale, appunto per il discorso del doppio binario, e si vede che tipo di misura di sicurezza, perché dalla pericolosità sociale ne deriva una misura di sicurezza. Con la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, una misura di sicurezza particolare è la REMS, che è la residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza. Non è l'unica misura di sicurezza, però, perché ci sono tante altre misure di sicurezza che sono in questo momento per gli autori di reato con una patologia psichiatrica, ci sono altre misure di sicurezza che sono l'affidamento al Dipartimento di Salute Mentale. Vuoi in varie forme, libertà vigilata, inserimento in comunità, varie altre forme. In questo momento questo sistema sta scricchiolando alla grande. Oserei dire che è un sistema che sta implodendo, perché c'è un altro input che sta arrivando, che è quello del decreto che richiede un po' la chiusura delle carceri. È una cosa estremamente complessa. Fermiamoci un attimo alla complessità delle REMS, residenza per la esecuzione della misura di sicurezza. Sono delle cose messe in evidenza, delle criticità messe in evidenza dalla Corte Costituzionale, peraltro. La prima criticità è che è una misura di sicurezza, l'esecuzione di una misura di sicurezza che è una misura giuridica in una residenza che è una residenza sanitaria. E il responsabile della REMS è la REMS, tutti dicono che è anche al congresso di Alghero, il sostituto procuratore, il dottor Ganassi, ha detto che la REMS è sicuramente un luogo per l'esecuzione di una misura sanitaria.
Aggiunto un'altra cosa, due sono le caratteristiche della REMS a suo avviso e anche a avviso degli altri. È una misura è una misura sanitaria ed è una misura residuale. Il concetto è che noi non abbiamo più posti nelle REMS. Nelle REMS abbiamo delle liste d'attesa enormi. La lista d'attesa è un concetto più sanitario che giuridico. Il giudice ha un'estrema difficoltà a capire cos'è una lista d'attesa, perché il giudice ha bisogno ora, in questo momento, di sistemare quella determinata persona e sa che ha solo quella struttura e in quella struttura non c'è posto. Allora, quella persona dove rimane? Questa è una criticità immensa. Su due versanti, sulla tutela dell'individuo, perché quella persona che avrebbe diritto ad andare in una struttura sanitaria come la REMS non ci va e potrebbe rimanere in carcere, molti rimangono in carcere, e quindi questo non tutela quella persona, perché a quella persona viene sottratto un diritto di un intervento sanitario, e però c'è un altro problema, che è un problema sociale. Non di controllo sociale, di protezione sociale, e cioè quella persona appunto potrebbe stare in carcere, ma potrebbe stare fuori dal carcere ed è una persona che è stata dichiarata pericolosa e sta fuori dal carcere. Allora non viene rispettato un concetto di protezione sociale. Ecco, Ci scusa, sono Viviana, volevo, perché io mi metto anche un po' nei panni, diciamo, di chi ci ascolta per capire. Sì. Allora, io credo che ci siano due livelli, no? Un livello è un autore di reato non grave, in cui però sia riconosciuta la patologia mentale, attraverso una perizia. Questa persona, credo, non debba nel modo più assoluto finire in carcere, ma debba nel modo più assoluto essere affidato ai servizi, e a volte l'atto delinquenziale è la dimostrazione della presenza di un disturbo. Non so come dire, a volte è Eh proprio sì, il modo con cui noi agganciamo il paziente. Io il paziente lo considero sinceramente paziente in questo caso. Per capirci, uso un'immagine estremamente semplice e chiara per chi ci ascolta. Un matto che ruba una mela rimane un matto e non un ladro. Quindi, come bravo. tale, deve essere aiutato, punto. Ma lì io credo che i servizi siano più che sufficienti. Debbano essere più che sufficienti. E Condivido. sicuramente non deve stare in carcere, punto. Diverso Condivido. è il discorso del paziente autore di un reato grave, spesso di sangue, in cui viene riconosciuto comunque una presenza di una patologia, e il rischio che tu stai adombrando è o rimane in carcere perché non si riesce a sistemare da nessuna parte, oppure viene messo in strutture che non so fino a che punto siano adeguate a assisterlo in termini anche di sicurezza. Hai perfettamente ragione, hai perfettamente centrato anche come dire, hai centrato la criticità del sistema che sta implodendo. Mi piace molto che tu abbia sottolineato la gradualità della gravità della condizione psicopatologica, no? Perché per alcuni la risposta sanitaria, psichiatrica è utile. È valida. Per altri no, mancano delle strutture specifiche per una certa tipologia di individui, mancano. E peraltro noi stiamo cadendo in un tranello, perché? Perché le nostre comunità terapeutiche, non so se in Liguria è così, ma in Sardegna purtroppo è così, sono intasate, accolgono un numero impressionante di autori di reato che hanno qualcosina di psicopatologia, ma che non sono adatti per quelle strutture, né in termini di sicurezza, quindi né in termini di quello che ricevono come intervento da queste strutture. E peraltro,
noi non abbiamo più disponibilità, stiamo sottraendo delle risorse alle persone con delle psicopatologie che trarrebbero vantaggio dal stare in certe comunità, dal stare in certe strutture. E quelle persone rischiamo di trovarcele attraverso un'altra via, attraverso la via del reato, nuovamente come autori di reato. Non so se sono stata chiara, ma noi abbiamo cambiato il clima terapeutico, o meglio, l'abbiamo abolito il clima terapeutico in molte comunità terapeutiche. Abbiamo messo un clima di abbiamo criminalizzato le tante strutture terapeutiche e non abbiamo fatto un grande dono a nessuno, perché chi è lì non ne trae vantaggio e chi non è lì non usufruisce. Questo è quello che sta succedendo. Peraltro sta succedendo anche un'altra cosa che io ritengo molto grave, e cioè, hai presente certamente l'SPDC, però per chi ci ascolta, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che è il primo livello ospedaliero di ricovero per un paziente acuto psichiatrico, che ha necessità di un certo clima terapeutico, di un certo ambiente terapeutico, ebbene, tantissimi SPDC di tutta Italia sono contaminati dalla presenza di individui che sono stati messi lì dall'autorità giudiziaria, che soggiornano lì a lungo termine e che hanno cambiato completamente il clima del reparto. Il clima del reparto sta diventando un clima più penitenziario che ospedaliero. Questo, Ecco, a mio senta, avviso, è una criticità importante, è una criticità importante per i servizi. Prego. domande. La prima è, evidentemente mi sembra di capire che i numeri immaginati dal legislatore per affrontare il tema della concomitanza di un disturbo psichiatrico vero con un crimine a volte grave e quindi con un aspetto di pericolosità importante, siano sbagliati. Mi sembra di capire che si è sottovalutato il problema, giusto? Allora, in parte sì, è una cosa molto specifica e molto tecnica questa, bisogna leggere bene anche quello che ha scritto la Corte Costituzionale. In parte è vero che il numero dei posti letto nelle REMS è insufficiente, in parte è vero che le REMS sono insufficienti, ma c'è un altro ma. E cioè si sta inviando troppi individui in una direzione che è la direzione sbagliata, perché mancano altre strutture. Allora si sta facendo della REMS il contenitore, della REMS, ma attenzione, anche delle comunità terapeutiche, il contenitore di tutto un insieme di individui che avrebbero necessità di altre strutture. Quindi da una parte hai ragione, si è sbagliato il numero. Però dall'altra parte, se si continua a inviare, il numero non sarà mai sufficiente. Ecco È il però, rubinetto che deve essere sì, chiuso. scusami, il problema è che a fronte però del riconoscimento che mi sembra importante della presenza di un disturbo psichiatrico in un autore di reato e quindi il riconoscimento di questa persona non solo, virgolette, come un delinquente, ma semmai come un delinquente malato che deve essere aiutato e quindi è un aspetto secondo me molto civile questo. Però al tempo Certo. stesso, a questo punto mi sembra che la rimodulazione dei servizi da offrire a questa popolazione, che è sempre più vasta, anche alla luce di voler diminuire l'afflusso al carcere, che in sé per sé è veramente poco terapeutico, su questo non ci sono dubbi, debba prevedere una rimodulazione dei servizi da offrire. Cioè, evidentemente, come dire, mancano delle strutture che non sono peraltro previste al momento. Esattamente, esattamente. Mancano delle strutture, mancano delle strutture. È una sorta di filiera che zoppica da tante parti. Zoppica all'inizio, alle origini, perché c'è un rubinetto che va in una direzione che è sempre aperto verso un certo, permettimelo purtroppo, contenitore. D'accordo?
e mancano tante strutture, mancano tante strutture. E la risposta non è soltanto aumentare le REMS, non è soltanto aumentare i posti nelle REMS. Questo perché, scusami, Francesco, l'ospedale psichiatrico giudiziario era veramente un grandissimo contenitore. È stato chiuso giustamente pensando ad una tipologia del contenuto, ma non alla totalità del contenuto. Quindi una tipologia del contenuto gli risponde la REMS, ma alla totalità del contenuto la REMS non può rispondere. Una cosa di cui ora non stiamo parlando, ma voglio mettere all'attenzione di tutti, è la psichiatria penitenziaria. La psichiatria penitenziaria deve essere non valorizzata, ma non valorizzata, attivata. Da tante parti la psichiatria penitenziaria è un'ancella, misconosciuta. Il paziente, l'individuo che è in carcere, è una problematica psichiatrica, deve essere trattato in carcere, è un suo diritto. È un suo diritto. Quindi in tanti, è un mosaico, la tua domanda, l'argomento di oggi. È un mosaico, il percorso degli autori di reato, dei pazienti autori di reato, è un mosaico fatto di tanti tasselli. In questo momento questo mosaico manca di tanti tasselli. Un tassello è la REMS, che peraltro va aggiustato, un altro tassello è quello delle comunità terapeutiche che va aggiustato, un altro tassello però che è un tassello giuridico è quello delle misure di sicurezza. Alcune sono misure di sicurezza che devono andare verso la direzione sanitaria. Altre sono misure di sicurezza che devono andare in un altro mosaico, in un altro binario confondo, in un'altra strada che non è necessariamente sanitaria, ma è comunque trattamentale. Mancano delle strutture da noi, come quelle che ci sono nel Regno Unito, come quelle che ho conosciuto anche in Quebec, che sono delle misure sociali, educative, education, secondo il termine inglese, e trattamentali. Quelle mancano. Noi stiamo cercando di fare tutto uguale per tutti e stiamo sottraendo a tutti qualcosa e non stiamo dando la risposta giusta a tanti. Questo Sì, è quello che sta succedendo. sono d'accordo, anche perché concludendo, se posso permettermi di aggiungere e chiederti se sei d'accordo, il rischio è quello di demandare, da un lato, chiedo scusa, no, è molto importante quello che hai detto, da un lato il dimenticarsi che il carcere è un luogo terribile dove lo psichiatra deve poter intervenire ed aiutare le persone che sono dentro. Su questo non ci piove. Dall'altro però il rischio altrettanto evidente è quello di ridare per legge allo psichiatra un ruolo di controllo sociale, che non è il Esatto, ti nostro ringrazio. mestiere. Assolutamente, ti ringrazio che lo hai detto tu, l'avrei detto io anche, perché è proprio quello che sta succedendo. Viene restituito allo psichiatra un ruolo di controllo sociale, peraltro, a parte che è sbagliatissimo questo, abbiamo lottato tanto per toglierci questo aspetto, per toglierci questo ruolo di controllo sociale e lo stiamo, è uscito dalla porta, sta rientrando come uno tsunami dalla finestra. Senza strumenti, ma noi non li vogliamo questi strumenti. Noi non vogliamo. Io sento delle persone che dicono: noi dobbiamo avere altri strumenti. Io dico, ovviamente sono spesso una voce fuori dal coro, noi non vogliamo degli strumenti di controllo sociale. Dateli ad altri. Noi non li vogliamo, non ci compete un controllo sociale e ce lo stanno attribuendo in ragione della modulazione della posizione di garanzia, che per un ascoltatore vergine non sa che cosa è, ma la posizione di garanzia è quella posizione che mi permette di curare un paziente, di creare una relazione dove io ho una responsabilità nella sua cura, ma non posso avere una responsabilità nel controllo del suo comportamento. Io non voglio strumenti o altri diversi che mi permettano di attuare un controllo sociale, perché è il peccato originale che io rifiuto. Io non voglio il controllo sociale, non dobbiamo avere il controllo sociale. È veramente un mosaico molto, come dire, molto particolare in questo. Sono totalmente d'accordo con te. Io credo che noi dobbiamo pretendere e rivendicare, concludendo, il fatto che noi vogliamo fare il nostro mestiere e non avere mestieri altrui che ci vengono attribuiti per mancanza di
di alternative più serie. E questo Bravo. è, come dire, la ragione per cui nel manicomio nato per ricoverare i matti ci finirono i barboni. Allora, Sì. voglio dire, stiamo attenti perché il rischio è quello di ributtare la psichiatria Bravo. comunque in una situazione di quel genere e bisogna stare estremamente attenti. Grazie, verissimo, verissimo. La Grazie, psichiatria Eliane. non è un calderone dove tutto si raccoglie, non è l'arca di Noè che raccoglie tutti quanti. La psichiatria altrimenti non risponde a nessuno, altrimenti non è utile a nessuno. Ok, Sono grazie d'accordo, per questo. grazie ancora. Anche Grazie, grazie. Buona giornata. a te.